Buonasera, sono Lino Cestone, senpai della scuola Ogawa Ryu Italia Brescia. Stasera presentiamo una tecnica di Jujutsu Nyome. Prego. Tecnica che prevede attacco Shomen sinistro. Quindi la difesa prevederà uno spostamento quasi parallelo ma sul lato mio sinistro. Difesa che deve essere entrando sotto che, abbassati, cercando di colpire da sotto per portare ad inarcarsi il che e con la mano destra controllare il colpo, ma non necessariamente andare a colpire per mandarlo via. Questo perché comporterebbe una reazione di un che, cosa che a me in questo momento non interessa. Quindi, 1, tappo da sotto, controllo sul braccio destro. Una volta fatto questo, mantenendo il contatto, catturo dal suo gomito con la mia mano destra, rotazione verso l'alto portando il che sulle punte. Questo porta il suo squilibrio in alto e in avanti. A questo punto sposto la gamba destra tanto quanto mi basta per poter far spazio al che per la caduta. Scendo su me stesso e in avanti. Una volta fatto questo, recupero la posizione guardia, il che attaccherà calcio dritto. Per non prenderlo mi basterà spostarmi sul lato sinistro tanto quanto mi basterà per non essere colpito. Ma non esagerare perché altrimenti sarei costretto a un recupero improbabile. Ed è quello che in questa tecnica non mi interessa. Quindi, tanto lo spostamento deve essere il necessario per non essere colpito. Controllo, la sua gamba rimane contatto nel mio braccio, catturo da sotto, blocco con le due mani, taglio della mano verso la sua cresta iliaca ad aprire il ginocchio per destrutturizzarlo. Una volta per terra, a questo punto ho due possibilità: o cambio l'impugnatura facendo andare sotto la sua gamba, sotto l'ascella, per trovarmi già pronto per la chiusura finale, in modo da non dovermi aggiustare nella chiusura alla fine. La chiusura comporta stiramento del suo muscolo, della gamba, catturando saldamente, può essere incrociato, può essere sullo stesso lato, sedersi sulla sua schiena e tirare in avanti. Oppure, da questa posizione, una volta parato, una volta fatto cadere ok, si può scegliere per farlo ruotare più facilmente, far scivolare la mano destra sotto il tallone, con la mano sinistra spingere verso di lui e intanto, anche grazie al nostro corpo, quindi non solo con le braccia, portarlo in rotazione in avanti. Una volta fatto questo, seguire il suo spostamento. A questo punto catturo la sua gamba, mi ritrovo nella posizione di prima, posso sedermi sul ginocchio, posso stare seduto completamente a seconda del dolore che voglio ottenere e poi termino. Una volta, facciamo vedere un po' più in dinamica.